Salve amiche ed amici, eccomi qua che approfitto dell'occasione di poter fare un live per poter non dover editare il video, dato che mi preparo ad una larga diretta, come è stato l'altra volta, forse più larga, perché il nostro amico Renzo Montagnani di Instagram mi ha detto che gli piacciono i video larghi, di larga durazione. Quindi ci sono persone che mi hanno consigliato di fare dei video corti e ci sono delle persone che invece mi consigliano di farli larghi. Io mi stavo assettando un poco, però vabbè, ho iniziato la diretta e quindi purtroppo già ho avuto un like, quindi vi ringrazio molto. Purtroppo, dicevo, l'altra volta non ho potuto finire di rispondere alle domande del nostro amico Renzo Montagnani Everything di Instagram, che ero arrivato a rispondere circa Chris Benoit. Io non lo conoscevo e lui mi ha rifatto altre domande, fra le quali che opinavo della tragedia di Chris Benoit. Allora, Chris, devo attivare qua la tastierina virtuale perché quella fisica c'ha qualche lettera di meno. Benoit, e il mio computer è del 2010, quindi non conviene comprare una tastiera nuova se poi magari mi si fonde il computer, spero di no. Chris Benoit, tragedia. Per me è un personaggio che mi suona un po' nuovo. Ah, il doppio omicidio suicidio di Chris Benoit. Wrestling, era un lottatore di wrestling, ha avuto una morte violenta, poveraccio. Scusate un po'. Sono andato a aggiustare una cosa che sta fuori campo, così non disturba molto con il riflesso. Faccio ginnastica anche, è un attrezzo. Allora, www.e 10 anni fa moriva Benoit, la tragedia che cambiò il wrestling. Leggo con voi l'informazione perché il nostro caro amico Renzo Montagnani Everything di Instagram voleva sapere qualcosa, siccome non la sapevo manco io. Nel 2007 il canadese morì suicida dopo aver ucciso moglie e figlio. Da allora la WWE, che significa World Wrestling Entertainment, quindi è uno spettacolo più che uno sport o una lotta. Una volta io le conoscevo come Wrestling o Catch, World Wrestling Entertainment. Da allora la World Wrestling Entertainment decise di cambiare la politica sulla salute degli atleti. Il 27 giugno del 2007 è uno dei giorni più tristi della storia del wrestling. Il canadese Chris Benoit, sua moglie Nancy e suo figlio Daniel vengono trovati morti nella loro casa di Fayetteville in Georgia
Dopo le indagini della polizia viene accertato che l'autore della strage è proprio il lottatore, che nel giro di due giorni assassina la sua famiglia prima di togliersi la vita. La notizia sconvolge tutto il mondo del wrestling, i milioni di appassionati e gli addetti ai lavori. Si ipotizza uno scatto d'ira dell'uomo dovuto all'uso di steroidi o altre sostanze proibite, versione prontamente smentita dai risultati dell'autopsia, che però rivela che il tessuto cerebrale del wrestler è terribilmente danneggiato dalle innumerevoli commozioni subite in carriera. Il gesto di Benoit o Benoit, tanto tragico quanto inaspettato, non è la prima tragedia a portare l'intera industria del wrestling e delle riflessioni sulla vita e i rischi hanno scritto male, fisici, che i wrestler corrono durante la loro vita professionale. Con la World Wrestling Entertainment, che più di una volta è arrivata a modificare la propria politica sulla salute degli atleti sotto contratto, non è la prima volta a portare in essere l'intera industria del wrestling a delle riflessioni sulla vita e i rischi fisici. Chris Benoit è stato uno dei wrestler più rappresentativi della cosiddetta Ruthless Aggression Era della World Wrestling Entertainment, la cui durata convenzionalmente va dal 2002 al 2008. Più volte campione intercontinentale degli Stati Uniti e di coppia, vince il suo primo e unico titolo mondiale dei pesi massimi nel 2004 durante la ventesima storica edizione di WrestleMania, l'evento annuale più importante della federazione, tenuto al Madison Square Garden. L'omicidio della sua famiglia, seguito dal suo suicidio, fu uno shock incredibile per chiunque fosse un suo fan o un suo conoscente. Nella serata del ritrovamento del suo cadavere doveva apparire in uno show della WWE, che fu trasformato in un tributo nei suoi confronti ancora prima che la dinamica del suo decesso fosse chiarita. Dopo la ricostruzione della tragedia di cui fu protagonista, la federazione, con sede a Stamford, prese su di lui delle decisioni tanto drastiche quanto condivisibili. Il nome di Benoit fu cancellato dagli archivi video e dagli albi d'oro della WWE. Qualsiasi prodotto riconducibile a lui fu ritirato dal mercato e il suo nome non è più stato fatto in nessuno show. Insomma, hanno abiurato di lui, ma la cancellazione del nome Benoit dalla storia della federazione non fu la conseguenza più importante di questa tragedia, dopo che le analisi mostrano i devastanti danni, qua hanno scritto male il blog, provocati a Benoit dalle molteplici commozioni cerebrali subite, la federazione scelse di rendere i controlli medici più severi, le visite dopo ogni competizione divennero maggiormente approfondite, qualsiasi tipo di colpo con degli oggetti contundenti che andasse a danneggiare la testa dei lottatori fu bandito. Prima si tiravano sediate, eccetera. Per completezza di informazioni va detto che Benoit lottò nella federazione per 7 anni, mentre la sua carriera è iniziata già molti anni prima in giro per Giappone e Messico, dove lo stile di lotta è molto più rischioso rispetto agli standard americani. Solo 2 anni prima della tragedia di cui fu protagonista Chris Benoit, un'altra morte inaspettata portò a dei cambiamenti importanti nella politica sulla salute dei lottatori nella World Wrestling Entertainment. Il 13 novembre del 2005 il messicano Eddie Guerrero venne trovato morto nella sua camera d'albergo dopo un arresto cardiaco. Le analisi effettuate dopo il decesso mostrarono che il cuore del lottatore
era stato gravemente danneggiata dall'abuso di sostanze stupefacenti. Dopo questa disgrazia, il padrone della compagnia, Vincent McMahon, annunciò la nascita di una procedura antidoping chiamata Wellness Program, un sistema basato sul principio dei tre strike, per il quale un lottatore viene sospeso dai 30 ai 60 giorni fino ad arrivare al licenziamento dopo ogni violazione del programma. Le tragedie legate a Guerrero e Benoit, grandi amici nella vita reale, sono stati due momenti totalmente fondamentali nella storia recente del wrestling. Qua hanno tradotto con un traduttore in linea. Il 2002-2005 fu il periodo del boom della disciplina nel nostro paese, durante il quale cominciò ad essere diffuso in chiaro. Le morti dei due lottatori, specialmente quella di Benoit, cambiarono radicalmente l'opinione che il pubblico aveva del wrestling, portando anche alla cancellazione degli show nei canali della televisione pubblica. Nonostante si tratti di due incredibili disgrazie, i cambiamenti che hanno causato nella politica della World Wrestling Entertainment hanno portato enormi vantaggi alla salute dei lottatori. Basti pensare agli esempi di due star come Edge e Daniel Bryan, ritiratisi per problemi fisici prima che i danni al loro corpo rischiassero di diventare permanenti. Paradossalmente, le tragiche morti di Benoit e Guerrero sono servite a salvare la carriera e a volte anche la vita di tanti wrestler dopo di loro. Caro amico Renzo Montagnani Everything, innanzitutto, come tu hai ben visto, la tragedia di quelle due persone è servita a mettere al riparo la salute di tutti gli altri. Quindi significa che, come al solito, ci occorrono delle disgrazie prima di correre ai ripari, un po' come succede nell'aviazione, nei treni, nei traghetti, nei trasporti in generale. E poi vorrei dirti, io negli anni della mia gioventù, della mia infanzia e della mia adolescenza, ho seguito quello che si chiamava in Italia wrestling e catch, perché verso la seconda metà degli anni 70 o la prima metà degli anni 80, forse anche tutti gli anni 80, allora adesso vediamo se lo trovo. Era venuto in Italia e lavorava, qua ho trovato sue informazioni, Dan Peterson, Dan Peterson fu un celebre conduttore televisivo e allenatore di pallacanestro sportivo statunitense che venne in Italia. Quindi, se per casualità dovesse stare guardando questa diretta o questo video, cosa che dubito, caro Dan Peterson, che lui in realtà si chiama Daniel Lowell Dan Peterson, caro Daniel Lowell Dan Peterson, magari se qualcuno che vede questo video glielo fa guardare, io ti sono profondamente grato e ti mando tutta la mia stima, perché mi hai divertito tantissimo quando presentavi il catch e il wrestling in Italia. E poi anche grazie a te ho saputo apprezzare, perché facevi i commentari non soltanto al catch e al wrestling, ma anche facevi commentari all'NBA, cioè al National Basketball American, no? Qualche cosa del genere.
E quindi ti mando i miei più sentiti auguri, stammi bene e riconoscimenti, perché con le tue trasmissioni sul wrestling, sul calcio e sul basketball nordamericano dell'NBA mi hai divertito tantissimo e hai divertito tanto la mia generazione degli anni 70 e 80. Infatti qua c'è scritto che sei stato allenatore al Oakton Elementary School, High School, vabbè, poi c'è una carriera che è tutta una web pagina, poi sei entrato alla Virtus Bologna e Olimpia Milano, commentatore sportivo. Ecco qua, all'inizio degli anni 80 iniziò a commentare le partite del basket NBA su canale 5, ecco che io mi ricordavo, con il suo spiccato accento statunitense. Infatti, caro Dan Peterson, facevi anche la reclame Lipton Ice Tea, me lo ricordo, geniale veramente. A me le pubblicità non sono mai piaciute e continuano a non piacere, però chi non si ricorda di Lipton Ice Tea? Very British, very Britain, incredibile anche nella pubblicità. E soprattutto grazie ad alcune campagne pubblicità di The Lipton diventò in breve tempo un personaggio famoso anche al di fuori del mondo degli sport, soprattutto grazie ad alcune campagne pubblicità del The Lipton che lo videro protagonista tra l'85 e il 94. Che vi dicevo io? Io me lo ricordavo e ve l'ho detto prima di leggerlo in Wikipedia. Grazie a questa popolarità, a partire dagli anni 90 gli venne offerta la conduzione delle telecronache della Lega Italiana Basket e infine divenne anche la voce storica del wrestling in Italia, commentando su Italia 1 tra la fine degli anni 80, l'inizio degli anni 90, gli show della World Wrestling Federation, non della World Wrestling Entertainment, ma della World Wrestling Federation e anche della World Wrestling Entertainment, nell'ultimo anno affiancato da Christian Recalcati. Io di quest'ultimo non mi ricordo. Poi vabbè, la Gazzetta dello Sport e altre cose. Quindi un saluto al nostro Dan Peterson, che anche se a me il basket italiano non mi è mai piaciuto, io lo seguivo perché commentava il basketball della NBA, che era più dinamico, con Abdul Jabbar, con tutti Dr. Johnson, non so, tutti i giganti dell'epoca, e poi il wrestling, che si picchiavano sediate in testa, si insanguinavano. Infatti adesso il wrestling, come abbiamo letto dalla tragedia del Chris Benoit e anche di un altro, si cura molto dal evitare colpi superflui, soprattutto che si insanguinano, provocano emorragie, ematomi, perché si tiravano sediate, ginocchiate, gomitate. Allora, che pensare? Beh, purtroppo gli steroidi, le sostanze stupefacenti, dopanti, pure quelle polverine di proteine che prendono non solo gli atleti ma anche le persone comuni nei ginnasi, dovrebbero essere evitate. Sono tragedie evitabili. Così ho risposto in quasi 20 minuti a Chris Benoit, che penso della sua tragedia, che sarebbe potuta evitarsi, e che i provvedimenti si sono presi dopo, quando la tragedia è avvenuta. Adesso passo all'altro tema, perché non posso dedicare 20 minuti a tema, se no ci sono altri 5 temi e verrebbe un video di un'ora. Disoccupazione in Italia ce l'abbiamo sempre avuta,
caro amico Renzo Montagnani Everything di Instagram. Ce l'avremo ancora. La precarietà è ciò che permette di sfruttare i lavoratori. E guarda, guarda bene, che io non sono un soggetto di sinistra. Non mi è mai piaciuta la politica partitocratica, né il mio discorso è politico, ma oggettivamente parlando la precarietà fa comodo a molti, perché così pagano di meno. C'è crisi nel lavoro, ti pagano di meno e ti tengono marginale anche se sei occupato. La Fiat anni fa, già quando c'era Agnelli, Giovanni Agnelli, adesso ci sono altri che fanno scandali eccetera, lui ne faceva, ma di altro tipo, era più classico, ti assumeva incluso se eri ingegnere come operaio specializzato, e solo aver fatto la gavetta, dopo aver fatto la gavetta per lunghi anni, ti prendeva come colletto bianco, ti assumeva e facevi di nuovo la carriera all'interno. Quindi che penso dell'occupazione in Italia o della disoccupazione? Che forse tu sei giovane, ma negli anni 80 c'è stata crisi, sempre hanno protestato i professori, perché io andavo a scuola, fino che sono andato a scuola si lamentavano perché erano tutti professori precari. Tanto io sono sempre andato in scuole private ed erano precari, c'era il maestro di ruolo o il professore, l'insegnante, il docente, e non c'era perché andava a fare un secondo lavoro, oppure perché prendevano un solo professore di ruolo per distinte classi dello stesso anno, e poi erano tutti precari, che magari anche i precari andavano a sostituire il maestro di ruolo nelle altre classi, e venivano i precari dei precari. Quindi la precarizzazione è sempre esistita. Negli anni 90 poi c'è stata una crisi dal 92, sia perché è scoppiata Tangentopoli e Mani Pulite, sia perché c'è stata la speculazione sulla lira, ci sono stati tanti impresari che si sono suicidati, tante persone anche comuni che si sono suicidate. E che ne penso quindi della crisi del lavoro? C'è sempre stata in Italia crisi del lavoro. Basta guardare i vecchi programmi di Santoro e di Travaglio, c'è stata sempre una fuga di cervelli. Da noi sembra che rimangano i più rincoglioniti, oppure quelli che non hanno speranza o che non se ne vogliono andare, che non si rassegnano. E poi bisogna dire che i giovani, non vedendo futuro davanti a sé, non solo d'Italia, prediligono lo sballo, la cultura dello sballo. Adesso va di moda, negli ultimi 10 anni, forse 16, che non è che vanno alla discoteca, fanno tardi, ritornano all'una alle 2 del mattino, vanno alla discoteca e escono dalla discoteca alle 6, 7, 8 del mattino, e intanto hanno bevuto dalle 11 di sera alle 6, 7, 8 del mattino. Vivono coi genitori, sono disoccupati, si lamentano di essere disoccupati, ma spendono la pensione e il sussidio di disoccupazione, la pensione dei genitori e il loro sussidio di disoccupazione o quello dei genitori, per bere come spugne. Allora di che ti lamenti se ti mancano i soldi? Quanti euro spendi per fare bisbocce? Io mi ricordo negli anni 70 ed 80, quando ero un bambino piccolino e poi a misura che andavo crescendo, che avevamo un'amica che viveva a Ciglia. Lei era molto religiosa, anche se era comunista, una delle contraddizioni all'italiana. E non so se prima viveva nel centro, perché poi è andata a vivere a San Giorgio di Ciglia, delle case popolari che aveva costruito Benito Mussolini, che almeno ha costruito quelle case. E lei più di una volta alla settimana prendeva l'autobus, prendeva la metropolitana
e andava al cimitero monumentale del Verano. Che ci andava a fare? Andava a trovare, le diceva, a trovare il marito, perché era molto cattolica, era una cattocomunista, aveva fede tanto nella dottrina marxista come in quella comunista come in quella cattolica. Quindi lei entrava non so da che cancello, perché un monumento, un cimitero monumentale gigante, e attraversava il Verano. C'erano dei prati verdi, perché lei, stiamo parlando che lei ci raccontava già dagli anni 60, no, che andava, il marito gli era morto molto giovane, il marito, lei era una donna di servizio e il marito faceva il raccata cartoni, lo stracivendolo, si arrangiava. Allora attraversava lunghi viali nei quali erano accostati dei prati, no, dei grandi prati. Prendeva quasi sempre la stessa strada, però più passava il tempo, più passavano gli anni e più lei si disorientava, perché diceva: io di qua non ci sono passata mai, che strano, eppure mi sembrava la strada che ho fatto per anni. Cambiava stradina, perché lei credeva che la strada che prendeva, che imboccava sempre, era quella accostata da prati. Poi vedeva che c'erano altre pareti, allora dice: no, io la strada che faccio abitualmente è quest'altra. Fino a che a un certo punto ha visto che di prati ce n'erano oggettivamente molto pochi in quel settore del cimitero, che doveva attraversare fino all'altra parte. Allora si ricordò che la strada che lei faceva era quella che attualmente era circondata in tutti i sensi da pareti, da loculi e anche da tombe sul pavimento. La volle percorrere tutta, perché non volle, si accorgeva che lei prendeva faceva delle strade più lunghe. Allora la strada abituale era una scorciatoia in confronto. Già non c'erano più prati disponibili, erano tutte costruzioni, monumenti, loculi, tombe per terra, pareti con loculi, e si mise a leggere le date, una a una delle tombe che andava vedendo e dei loculi che vedeva, e anche diciamo dei monumenti familiari. Le foto erano tutte di giovani, e calcolando la data di nascita con quella di decesso, facendo la sottrazione, il calcolo. Buonasera Alessandro Arcangeli. Calcolando la data di, dalla data, facendo il calcolo, vedeva che l'età di decesso era in promedio 20 anni, 18 anni, 16 anni, 25, 28 anni, 30 anni, 35, però di solito andava dai 14-15 anni ai 20-21 anni, e molti erano morti la stessa data. Allora gli venne un sospetto, e ogni volta, ogni fine settimana e ogni inizio di settimana, leggeva i necrologi di Roma e poi andava a vedere quali erano gli ultimi loculi. E che ti scopre col giornale in mano? Ta 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 ta, 5 nuovi loculi, perché le pareti continuavano a riempirsi, che i 5 nuovi occupanti stavano in un bollettino di cronaca nera che diceva che c'era stato uno scontro prima ancora che in Italia si chiamasse la febbre del sabato sera, gli incidenti dovuti allo sballo, che erano morti i 5 occupanti di un'autovettura. C'erano i nomi, le età,
e lei andò a vedere i loculi, coincidevano i nomi e l'età che avevano avuto al morire, e aveva visto che dall'ultima settimana o dagli ultimi 5 giorni che era stata di lì, erano stati messi proprio 5 o 7 giorni prima del suo ultimo avvento al cimitero, quindi si trattava di loro. Allora andò a ripercorrere ogni volta che visitava suo marito, perché era molto religiosa, ci andava 2 o 3 volte a settimana, a volte al cimitero al verano. Doveva prendere da San Giorgio di Acilia l'autobus, poi 2 metro magari, però ci andava. A volte con l'autobus prendeva 3 o 4 autobus, ci andava, prendeva sempre dei viottoli alternativi, continuavano a costruire delle pareti per metterci i loculi, e lei comprovò come la maggior parte dei loculi venivano riempiti da questi giovani che morivano prevalentemente il fine di settimana, e nei giornali risultava che ci avevano avuto un incidente prodotto da intossicazione etilica. Allora non era di moda l'etilometro per la strada, farti la multa, non c'era molta prevenzione, però si sapeva che molti morivano al volante per colpa dell'alcol. Non erano tempi in cui si prendevano delle misure aspre contro l'abuso etilico al volante, purtroppo. E lei mi disse, questa signora che conoscevamo a San Giorgio di Acilia, che non aveva mai visto così tanti morti inumati nel cimitero in un solo mese, ma neanche, perché era una persona di una certa età, già negli anni 70-80, ma neanche, badate bene, durante almeno gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, quando fra americani e tedeschi si sparavano nella provincia di Roma, nel Lazio, quando gli alleati salivano da sud, quando i tedeschi si ritiravano a nord, quando c'erano rappresaglie fra partigiani e fascisti, quando hanno bombardato Roma i tedeschi, ci hanno anche provato gli americani, hanno bombardato Monte Cassino, ma mai moriva tanta gioventù ogni settimana, tanti adolescenti soprattutto, come quando già dalla fine degli anni 60, principio degli anni 70, si introdusse questa mentalità dello sballo. E badate bene che negli anni 60-70 la gente tornava dal Piper a casa all'una, alle 2 di notte, raramente si facevano le 3 di notte a casa, molti si trovavano all'una o alle 2, ed era scandaloso che uno con più di 18 anni tornasse a casa all'una del mattino dal Piper, dopo aversi bevuto una birra, magari fumato uno spinello e preso il suo acido. Però oggi veramente non si beve per socializzare, non si beve per divertirsi, per stare insieme. Oggi si beve per andare incontro a un coma etilico e poi magari farsi filmare e vantarsi di aver avuto un coma etilico. Quindi che penso della disoccupazione in Italia, che non lascia futuro, l'abbiamo avuta cronicamente soprattutto negli anni 80-90, in modo particolare nella seconda metà degli anni 90. Quindi non ci vengono a dire che è un fenomeno a cui bisogna correre ai ripari, perché non si è mai corso ai ripari in Italia. Effetto tequila, effetto speculazione della lira negli anni 90, Tangentopoli, l'effetto di Tangentopoli, di Mani Pulite, l'effetto della bolla immobiliaria speculatrice nel 2008, dagli anni 80 che ci sono crisi economiche e crisi del lavoro in Italia, e non si provvede, anche perché l'unica forma
di combattere la disoccupazione in Italia sarebbe di invertire nell'industria per dare impiego, ma è una formula ormai superata, perché gli industriali ormai automatizzano così tanto le loro fabbriche che non prendono più mano d'opera. Infatti un domani, come disse Beppe Grillo, le macchine saranno prodotte dalle stampanti industriali, e quindi, come in un film di Tom Cruise, credo, dove lui arresta i criminali prima che commettano il crimine, che c'è tutto uno schermo digitale, no? Ecco, a lui lo inseguono, lui riesce o cade dentro una macchina che sta in costruzione con una stampante digitale 3D, e la stampante gli costruisce intorno al suo corpo la macchina, e poi lui se ne esce volando con questa macchina, che è una macchina volante. Allora, macchina volante, pericolo costante, infatti poi lo inseguono, eccetera. La disoccupazione purtroppo sarà sempre più endemica, perché ci sarà bisogno di meno gente, di meno manodopera e di meno lavoratori. Ci sarà sempre più bisogno di lavoro intellettuale, perché il lavoro nei campi già lo possono fare trattori automatizzati con il GPS, perché degli operai si può fare a meno. Infatti una volta bastavano gli operai di un turno di fabbrica del lingotto torinese per bloccare Torino e indire uno sciopero nazionale. Oggi a turno, se escono 100 operai o 1000 operai, è pure troppo, anzi forse escono a turno 10 operai. Prima uscivano a turno 100.000 operai. Quindi, come dire, il futuro non ha prospettiva per molte persone, e purtroppo i deboli si bruciano con l'alcol. Se pensiamo ai milioni di giovani che sono morti dagli anni 60, e mi di meno giovani, perché poi all'alcolismo si abbandonano le persone che sentono di non avere futuro, grazie per i 3 like, vediamo che poi ci lamentiamo che dobbiamo popolare il nostro paese perché mancano giovani. Le famiglie non fanno figli in Italia, i giovani scappano, la cosiddetta fuga di cervelli, tutti i morti per alcol nel nostro paese, oppure diventano violenti e ammazzano, come un settantenne che sparava dal balcone di casa sua col fucile, così, perché aveva già sgozzato la moglie. Gente che si suicida, magari senza ragione, perché non interpreta il nuovo periodo storico che gli tocca vivere, e quindi, come dire, purtroppo è quello che ci abbiamo. E allora la gente si suicida, perché una forma di suicidarsi è quella direttamente di spararsi, per esempio, in altri modi. Un'altra forma di suicidarsi è abbandonandosi a un uso sfrenato di alcol, di tabacco, di droghe, di altre cose. Allora, caro Renzo Montagnani Everything, che penso di Lady Gaga? Mi piace? La verità è che non posso dirti che mi piace e non posso dirti che non mi piace, perché non l'ho mai ascoltata attentamente. Ogni tanto mi capita che l'ho vista per la tele, ma non mi interessa. Per il momento non ho ascoltato nessuno dei suoi temi. Credo che lei competa molto per superare a Madonna. Anche Madonna, cioè Alessandro Arcangeli, buonasera Alessandro Arcangeli, buonasera, come va? Ciao, grazie di seguirmi. Purtroppo, cioè, io non ho neanche seguito mai Madonna,
Eppure Madonna, ecco, cantava già da quando io ero giovane e andavo, e non è vero, a fare il liceo scientifico, che poi mi sono diplomato ragioniere, perito ragioniere, però andavo al liceo scientifico. Allora ho comprato un cassetto di Michael Jackson, di Paul Young. Bene, grazie, ciao, anch'io sto bene, grazie Arcangeli. E neanche Paul Young mi è piaciuto molto, poi è morto qualche anno fa. Non ho comprato di Madonna. Io l'unica Madonna che ascoltavo era quella di Pozzetto nei suoi film, quando diceva "è la Madonna". Ecco, e quella era l'unica Madonna che ascoltavo. Quindi mi spiace, non posso dirti che mi piace la di Gaga. Allora passiamo alla domanda che è diventata la numero 8, perché ne hai fatte tante. E io sono contento, fanne più che ne puoi. Film preferito di Renzo Montagnani. Caro Renzo Montagnani, Everything, non mi ricordo di aver visto in modo particolare un suo film, anche perché li passavano le televisioni private piccoline che c'erano in Italia negli anni 70 ed 80, tipo GBR, eccetera. Però ho visto qualcosa che mi sembra che c'era lui, perché molte volte lo scambiavo per Nino Manfredi, e poi invece ho scoperto, fino a ieri pensavo, ho visto delle foto, pensavo che fosse Nino Manfredi, invece a lavorare con Alvaro Vitali e a lavorare con Bracardi eccetera era proprio Renzo Montagnani, se non mi sbaglio. Quindi ti rispondo in una forma un po' indiretta: mi piacciono di Renzo Montagnani tutti i film nei quali è stato con il grande Giorgio Bracardi o con attori che hanno lavorato con Giorgio Bracardi, perché io guardavo i film di Giorgio Bracardi, anche qualcuno di Alvaro Vitali. Che poi Alvaro Vitali io non l'ho visto, ma sul serio, no, non è che lo dico così. Ho letto in internet che Rocco Siffredi è stato ben felice di fare un porno assieme al re del trash Alvaro Vitali. Alvaro Vitali ai suoi 70 anni ha fatto un porno assieme al porno star Rocco Siffredi. Quindi voglio dire, meno male che non l'ho visto, chissà che orrore sarebbe, perché io non ho nulla contro le persone della terza età, però insomma, vedere un attore che già faceva dei film come li faceva da Pierino e in altri ruoli come Alvaro Vitale ai 70 anni, non so se ridursi o elevarsi a fare un porno, perché di solito si dovrebbe dire che un attore si riduce a fare un porno, ma nel suo caso, visto i film che faceva di bassissimo livello, presupposto, è veramente molto trash, come ha riconosciuto lo stesso Rocco Siffredi, si dovrebbe dire che si è elevato a fare un porno. Però ecco, io me lo risparmierei di guardarlo in tali incresciose e incomode circostanze, perché una persona con più di 70 anni dovrebbe avere un po' di autodignità e di autorispetto. Evidentemente o non gliene frega niente o gli manca denaro, allora in questo modo evidentemente fa di tutto per guadagnarsi denaro, come un certo chitarrista rock di YouTube, che non mi ricordo come si chiama, vorrei ricordarmelo, Benson, che si è ridotto a chiedere soldi ai suoi fan perché è ammalato, e poi perché si deve comprare 4 pacchetti di sigarette al giorno. Roger Benson o Roberto Benson, credo,
cerchiamolo un po'. Ah, Richard Benson, Richard Benson, ecco, io gli avrei voluto dare dei soldi, ma innanzitutto non vorrei che fumi, perché se sta male, gli mancano i denti, pure va a comprarsi 4 pacchetti di Marlboro di qualità super selezionata, che sono super, magari se le fuma senza filtro. Marlboro, quelle oro o rosse, no? Comunque io gli darei dei soldi, ma sono già per conto mio disoccupato, quindi vabbè che un disoccupato può aiutare un altro, ma non con denaro. Guardo i suoi video e spero che monetizzi. Anche vorrei dare del denaro a uno che chiede sempre denaro, che è Giuseppe Simone, che è uno sficato pazzesco, perché lui non ha capito che ci sono dei limiti nella condotta che bisogna avere nella community di YouTube. Quindi lui è da molti più anni di me in YouTube, soltanto che gli succede che si è preso tante denunce, ha fatto pure 6 mesi di galera e gli hanno chiuso così tanti canali che alla fine non ha monetizzato nulla, perché magari a qualcuno piace, anche a me a volte il trash che fa non è male, anzi è molto occorrente. Poi bisogna vedere che ognuno fa le cose con i ricorsi che ha a sua disposizione, non bisogna criticarlo per quello che uno fa, però si è fatto cancellare così tanti canali che prima che arrivi alle 100.000 visioni, lui dal 2000 e passa che sta in internet. Solo che, ecco, se tu c'hai un canale dal 2013, dopo 4-5 anni un video raggiunge le 100.000 visioni. Se tu ce l'hai dal 2006, magari nel 2013 raggiunge 300.000 visioni. Ma se quel tuo video te l'hanno già cancellato dopo le 10.000 visioni perché minacciavi di morte, poi ne riapri altri 10 di canali in 10 anni e non succede nulla, perché poi il suo caso è un caso particolare. Perché succede che, non so, è molto particolare. Ha chiesto collaborazione a chi, poi di chi lui si litigava, non si sa, ma altri hanno caricato i suoi video. Non so se lui stesso ha ricaricato in altri account i suoi video sperando che monetizzassero, o altri hanno salvato i suoi video, perché è una cosa terribile. Io ho saputo che lo hanno ridenunciato per del contenuto offensivo e che quindi lo hanno rimandato a processo e ha dovuto pagare delle multe, perché se lo stesso video nel quale minaccia di morte qualcuno rimane in circolazione, il canale è anonimo, lo apre un tizio qualunque, però il video l'hai fatto tu, compari tu nel video, quindi ne fai le spese di nuovo tu. Se già ti hanno identificato in un video che minacciavi o che insultavi, un altro lo ricarica, anche se tu hai cancellato il video e ti hanno chiuso il canale quelli di YouTube, quindi non si trova né video né canale, però se un altro ha salvato il video e lo ricarica, ti ripizzicano di nuovo a te perché ti rintracciano. Poi il denunciante già ti conosce, ti fa di nuovo una querela, un esposto, una denuncia, una carta documento con l'avvocato e ricominci ad andare in tribunali per un video che hai caricato, che tu stesso hai cancellato anni prima e che hai cancellato il canale. Questo mi ricorda le eterne dispute dei mostri del tubo, l'orco patatone, il gladiatore e tanti altri che io ho iniziato a vedere nel 2013, ma che erano già una storia del 2011-2009. I canali di loro sono stati tutti cancellati perché dicono un sacco di parolacce, ma i video sono stati salvati. Oh, mistero, non si sa da chi, se da loro stessi o da altri che ritenevano quel materiale degno
di rimanere salvato, e quindi ci sono in centinaia di canali, non si sa da chi aperti, tutti i video della saga dell'orco patatone e dei suoi amici che lo sputanano, che gli rispondono male. Magari adesso YouTube, perché ho impiegato questa parolina, non mi monetizza il video. Però ecco, i film preferiti, caro il mio Renzo Montagnani Everything e caro il mio Alessandro Arcangeli, rispetto a Renzo Montagnani, sono quelli. Poi adesso sto cercando in YouTube, però si trovano dei frammenti e poi io ho poco tempo da vedere, ma non so se appare in Sette Folli di Bracardi. Comunque sono tutti quelli che vedevo negli anni 70 e 80 assieme a Bracardi e ai suoi amici, come Alvaro Vitali, che non ho visto molti di Alvaro Vitali, ma qualcuno li ho visti in televisioni tipo GBR, Telemonte Carlo, Radio Tuscolo, non so, tutte quelle che si prendevano a Roma e nel Lazio. Magari sono televisioni estinte, GBR. Raimondo Vianello. E come non ricordarselo del caro Raimondo Vianello e della Sandra Mondaini? Hanno fatto parte della mia infanzia e della mia adolescenza, quando la Rai era un'altra, quando i programmi duravano molto, quando i protagonisti dei programmi avevano tempo di parlare a loro disposizione e non parlavano acceleratamente come adesso. Tu guarda, in Teche 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 della Rai, o in Blob, o in Internet, Corrado, Raimondo Vianello, come parlavano lentamente, come dicevano delle battute in un tempo molto largo, prendendosi delle pause retoriche, come nessuno interrompeva l'altro. Io mi ricordo un'intervista che fecero a Salce, non mi ricordo chi, in Domenica In. Salce parlava, ebbene, perché nei ricordi della mia infanzia ci sono delle vacanze che ho fatto in Sardegna, e mi ricordo di quelle giornate larghe. Oh, ha risposto in un quarto d'ora a una domanda, che gli facevano una domanda alla volta, con il pubblico tutto intorno ad ascoltare, una domanda risposta in un quarto d'ora circa, 20 minuti, cioè tutto quello che io ho detto negli ultimi o nei primi 15 minuti di questa diretta, di questo live, lui l'avrebbe detto in un'ora. Erano altri tempi e si usavano altri tempi nella televisione italiana. Adesso vanno di fretta in qualsiasi programma, non solo in quelli di Bruno Vespa, polemiche politiche, eccetera, perché si è sempre più mercantilizzata, commercializzata la Rai. Allora, appena ti fanno una domanda, ti piace il caffè? Sì, perché quante volte lo bevi? Non ti fanno finire di parlare, di spiegare perché ti piace il caffè, se ti piace il caffè, che già quante volte lo bevi, e gli metti lo zucchero, e lo bevi con gli altri o lo bevi da solo, e che pensi del cioccolato? Appena vai a rispondere, sì, mi piace il caffè perché, un'altra domanda, e se tu gli dici no, non ho finito di rispondere, no guardi, scusi, non ci abbiamo il tempo della diretta, c'è una diretta, ci stanno chiamando l'inviato speciale, poi devono fare parlare l'altro ospite. Allora vedi che chi riesce a seguire i tempi dei programmi televisivi, soprattutto dal vivo oggi, risponde per monosillabi e per parole singole. Sì, mi piace il caffè, no, il cioccolato non lo prendo, bla bla. Poi c'è la diretta, poi ritornano con una domanda, lei è d'accordo su questo? No, sì, perché? No, non mi piace una cosa cattiva, subito ti aspetti l'altra risposta. Non si dialoga più come una volta. Salce,
Nanni Loi, altri ospiti della televisione. Quindi ricordarmi soprattutto la televisione in bianco e nero della mia infanzia e la Rai degli anni 80 e ricordarmi di un passato remoto mi fa sentire un po' vecchio, soprattutto quando mi ricordo dei programmi in bianco e nero dove si prendevano tutto il tempo del mondo per fare un programma decente e per fare delle gag che mi piacevano, soprattutto le freddurie all'inglese di Raimondo Vianello. Era un comico eccezionale, uno dei miei preferiti. Che penso della carne di pollo? È pericolosa? Tutto oggigiorno è pericoloso, perché per garantire una migliore produzione gli danno estrogeni, vaccini, antibiotici. Non dico che i vaccini siano cattivi, ma se uno li assume come gli antibiotici per il proprio uso. Invece stanno satollando gli animali di vaccini, di antibiotici, di medicinali, di antidepressivi, di antiimmunodepressivi, soprattutto di estrogeni. La carne di pollo ne è ricca per farla ingrassare e poi fa male agli uomini, che possono risultare sterili. E poi la carne di pollo c'ha colesterolo, non bisogna togliergli la pelle prima di cucinarlo. Comunque non è più pericolosa della carne rossa, anzi c'ha meno colesterolo, dipende come si cucina e come si mangia. Bisognerebbe evitare di mangiare il grasso del pollo, se lo cucini bollito di buttare il grasso. Se vuoi usare il brodo del pollo, gli devi comunque togliere il grasso che rimane nella superficie dell'acqua. E se lo fai, per esempio, arrosto, il grasso cola. La carne rossa bisognerebbe mangiare due bistecche, non più di mezzo chilo, ripartito in due volte la settimana. Il pollo due o tre volte la settimana, non eccessivamente. E poi il resto della settimana verdura, pasta, frutta. Ma non è particolarmente pericoloso, a meno che non ci mettano pesticidi, che poi abbiamo scoperto che non lo fanno solo in Francia, lo facciamo pure noi, o almeno i nostri produttori, che perché noi anche abbiamo la CIA, la Confederazione Avicola Italiana, naturalmente, non la CIA degli Stati Uniti. E quindi bisogna vedere se fanno dei controlli quelli della Confederazione Avicola Italiana sui produttori di carne di pollo e di altri uccelli, perché altrimenti non solo i polli, i fagiani, le oche, i tacchini, tutto può essere pericoloso. Quindi ti ho risposto alla decima domanda. Paolo Villaggio, e così finisco i miei compitini. Caro amico Renzo Montagnani Everything, ti ringrazio delle tue splendide domande, e a te e a Alessandro Arcangeli che mi state seguendo in diretta, e a tutti quelli che guarderanno. Adesso ci sono tre in diretta, non so chi siano gli altri, l'altro. Vi dico, se avete delle domande da fare, fatemele. Però caro Renzo Montagnani Everything di Instagram, Christian Scooter, ciao Christian Scooter, come stai? Spero bene. Allora, Christian Scooter, ho trattato molti argomenti, purtroppo il video è durato circa un'ora, non ho fatto una breve sintesi iniziale degli argomenti, me ne scuso, dovrei riguardarlo tutto perché ho parlato almeno di 10 temi. Però adesso rispondevo all'ultima domanda del nostro amico Renzo Montagnani Everything di Instagram, riguardo Paolo Villaggio, il grande Paolo Villaggio. Ebbene, come non ricordarsi dei suoi film? Io li ho guardati tutti quando li trasmetteva negli anni 70 ed 80 la Rai. Io, come molti, ho fatto una scoperta quasi alla sua morte, se non alla sua morte, perché come molti ho scoperto
non solo una cosa interessante dei personaggi interpretati da Thomas Millian, che Thomas Millian in realtà ha interpretato due personaggi, Hermon Deza e l'ispettore, mi sembra, o che l'ispettore era Hermon Deza e l'altro personaggio non so chi era, ma siccome si vestivano quasi uguale e sempre appariva Bombolo e sempre le trame erano le stesse, in fondo la malavita, la prostituzione, le parolacce, c'era Lino Banfi, forse c'era anche Renzo Montagnani, Paolo Villaggio, non mi ricordo, forse c'era anche in un film Renzo Arbore come comparsa. Allora io, come molti, abbiamo confuso i due personaggi che interpretava Thomas Millian, e Thomas Millian ha interpretato adesso ve lo so dire con la nostra ben amata Wikipedia, ha interpretato fra gli anni 70 e 80 due personaggi. Che ha avuto anche carriera musicale, però qua non riesco a trovare. È stato doppiato da molti doppiatori italiani, perché poi lui non parlava in romanaccio. Carriera d'attore, carriera musicale, vita per il cinema. Personaggi ecco qua, ha fatto Hermon Deza e Nico Giraldi, quindi ci si confondeva. Perché Hermon Deza, soprannome di Sergio Marazzi, è un personaggio fittizio creato dal sceneggiatore Dardano Sacchetti e da regista, vabbè. Hermon Deza nel 76 con il film Il Trucido e lo Sbirro, per proseguire con altre due pellicole. Sebbene il personaggio di Hermon Deza sia confuso con Nico Giraldi, protagonista della serie diretta da Bruno Corbucci, i due, nonostante le somiglianze del look e il fatto che sia lo stesso Thomas Millian a interpretarli, fanno parte di due serie diverse. Sul versante del poliziotto, quella con Nico Giraldi. Sulla commedia, quella con Hermon Deza. Quindi Hermon Deza o Il Trucido e lo Il Trucido. Hermon Deza, soprannome di Sergio Marazzi, è un personaggio a parte da diciamo Nico Giraldi. Allora, sebbene il personaggio di Hermon Deza confuso con Nico Giraldi, infatti i film che lo hanno reso più famoso a Thomas Millian sono stati quelli di nei quali ha interpretato Nico Giraldi, il poliziotto, se non mi sbaglio. Invece Hermon Deza è un altro, non vorrei sbagliarmi, ma è lo stesso errore che abbiamo commesso in molti, che abbiamo seguito anche
a Paolo Villaggio, il grandissimo Paolo Villaggio, che io credevo, come molti, che Fracchia, la belva umana, fosse lo stesso che Fantozzi. Io infatti, quando ho visto Fracchia la belva umana, bellissimo film, credevo proprio che fosse il buon, il timido, l'introverso, il buono, diciamo, fosse Fantozzi, e che l'altro fosse Fracchia la belva umana. Invece no, Fracchia è il buono, l'introverso, e la belva umana è la parte cattiva, la nemesi di Fracchia. Però Fracchia non è Fantozzi, quindi nel film Fracchia la belva umana non vediamo Fantozzi e Fracchia, ma vediamo Fracchia e la belva umana. Difatti le differenze sono minime, ma sono anche abissali fra Fantozzi e Fracchia. Fantozzi è sposato, anche se con una moglie brutta, ci ha avuto una figlia che la scambia sempre per uno scimpanzé, che poi è interpretata da un attore. È trattato male nel lavoro, ma c'ha delle rivincite sulla famiglia. Oggi noi diremmo che si sfoga con della violenza familiare a porte chiuse e violenza di genere, però vabbè, si sfoga in famiglia, quindi c'ha un certo carattere di rivincita personale. Ogni tanto gli salta un caratterino che riesce a dire, per esempio, a dire parolacce nel luogo di lavoro, e quindi si ribella ogni tanto. Invece Fracchia, al contrario di Fantozzi, non è sposato, è dominato dalla madre, dalle zie, non so da chi, non riesce a sedurre la collega di ufficio, non ha vita sociale, è succube sul lavoro totalmente. Infatti Fantozzi delle cose le dice, si ribella, ma vada via, ma mi faccia il piacere. Invece Fracchia già è un livello più subdolo di Fantozzi. Fracchia già mugugna, no, mi faccia il piacere come umano, come umano, no, la prego. È già un livello di sottomissione no plus ultra, già è un livello di degrado umano a cui Fantozzi non si sognerebbe di arrivare, sempre che i personaggi immaginari riescano a immaginare, perché già loro sono immaginati. Comunque, ti dicevo, la differenza che io molte volte non ho fatto, perché i personaggi erano gli stessi, si vestivano più o meno nello stesso modo, avevano la stessa vecchia auto che cadeva a pezzi come nei film di Staglio e Olio, i personaggi erano gli stessi, le attrici, gli attori sempre gli stessi, mi sembra che appariva pure Renzo Montagnani, ma questo non me lo ricordo, me lo saprai dire tu, caro amico Renzo Montagnani Everything di Instagram. Ma le differenze erano abismali, solo che io da giovane, da adolescente non le notavo, anche quando Paolo Villaggio interpretava soprattutto Fantozzi nella televisione, a Domenica In, Fantastico e altri contenitori. Poi ha interpretato anche Fracchia, però di solito si vestiva, per esempio, con il frac o con lo smoking, interpretava con il cilindro in testa il ruolo di un mago tedesco che parlava un poco come Fantozzi, come Fracchia, solo in tedesco. Allora facevo molta confusione, evidentemente. Io pensavo proprio che Fracchia e la belva umana fosse Fantozzi con Fracchia la belva umana, invece no, era Fracchia e la belva umana. Invece il titolo lascia in inganno, perché se non mi sbaglio è Fracchia la belva, dice Fracchia e la belva umana, non so se sia Fracchia e la belva umana o Fracchia la belva umana, c'è un po' di ambiguità.
Allora io li confondevo perché hanno tutte e due la stessa macchina, conducono lo stesso stile di vita, sono tutte e due succubi. Ma se ci fai caso, io ci ho fatto caso adesso, perché dopo la morte di Paolo Villaggio ho ripreso a vedere in YouTube dei frammenti dei suoi video. Fracchia è più sottomesso, più inibito di Fantozzi, è una sua caratteristica. Allora, questo video mi è uscito eccezionalmente largo perché ho parlato, caro il mio Renzo Montagnani Everything, di Instagram, di I Giovani che Fumano, Lady Diana, Michael Jackson, che a parte Thriller non ho mai ascoltato gli altri brani di quel cassetto, Brittany Murphy, che purtroppo è deceduta, della quale vediamo se riesco a trovare qualcosa. Giusto perché me lo chiedi, mi sembra che ne avevo parlato di come è morta. Purtroppo sono quelle cose che succedono a tutto il mondo. Grazie per i like che mi mettete. Non so, erano 3, sono scesi a 2. Brittany Ain Mertolotti Monjack Bertolotti, Brittany Ain Bertolotti Montjack, Bertolotti sembra cognome italiano, meglio nota con il nome della madre Murphy, Atlanta 10 novembre 1977, West Hollywood 20 dicembre 2009, è stata un'attrice, cantante e doppiatrice statunitense. Purtroppo è morta molto precoce, ha fatto un thriller, nel corso della sua carriera ha interpretato diversi ruoli passionali e recitato in vari film d'azione. Purtroppo è morta molto giovane, ha fatto cinema e televisione, musica, vita privata, la sua repentina perdita di peso e le diverse trasformazioni nel corso degli anni hanno sollevato varie speculazioni in merito a problemi di disordine alimentare e dipendenza da cocaina che l'avrebbero coinvolta. All'epoca l'attrice contestò questa dichiarazione. Il 12 aprile 2007 sposò lo sceneggiatore Simon Monjack, con cui rimase fino alla morte, sopraggiunta 2 anni dopo. E poi la morte ve l'ho già letto nell'ultimo video. Addirittura si ipotizzò che forse una muffa nel presente nell'abitazione ad averla uccisa, ma le verifiche non trovarono riscontri per tali ipotesi. Dopo circa un mese e mezzo della morte, gli esiti resi noti dall'autopsia rivelarono che la causa del decesso di Brittany era stata una polmonite che poteva essere curata, aggravata da un'anemia e da una intossicazione da farmaci. Sempre una morte è una cosa così triste. Poi volevo fare un video, sempre approfittando delle dirette del tubo, circa l'uragano che sta per imperversare già da domani nella Florida, Irving, credo che si chiami. Irma, dopo quello che hanno avuto in Texas, adesso gli Stati Uniti hanno un mega uragano che può arrasare con tutta la Florida, perché è più largo, anche se è diminuito in potenza, già è categoria 4,
della Florida, che è una penisola stretta e larga, e l'uragano è più largo di quello che è larga la penisola della Florida. Quindi è come se l'uragano fosse molto più largo della penisola italiana e andasse da sud a nord. Arraserebbe con tutto. Meno male che noi non siamo tropicali. Volevo fare un video sull'uragano, forse lo faccio, forse non lo faccio, ma adesso so, caro Renzo Montagnani Everything, che avendo risposto anche alla tua domanda su Paolo Villaggio, che è stato uno dei miei attori comici preferiti assieme a Raimondo Vianello e a Sandra Mondaini e a tanti altri, di cui ti parlerò in un altro video, e avendo appena fatto un'ora e 16 minuti più o meno, devo abbandonare questa diretta perché mi avete seguito più o meno in 3 persone o 4, e perché dubito che, sebbene molti di voi guardino i miei video, sarete disponibili a guardarvi più di un'ora di video. Sono i video che meno si guardano, e io non è che faccio i video perché li guardino, ma neanche li faccio perché non si guardino. Magari 5-10 minuti di video chiunque li guarda, pure quelli che non parlano italiano, ma già un'ora, una volta fatto di 2 ore, ha avuto solo 10 visioni. Quindi adesso ho parlato di temi specifici. Mi raccomando, caro amico Renzo Montagnani Everything, fai guardare questo video, compartilo, comparti i miei video con i tuoi amici, così fate tutti coloro che guardate questo video, per favore compartitelo, perché è di difficile diffusione un video di più di un'ora. E poi, ecco, vi ripeto, compartite questo video con tutte le persone interessate ai seguenti temi: i giovani che fumano, Lady Diana, Michael Jackson, Brittany Murphy, Chris Benoit, tragedia della sua morte, disoccupazione in Italia, Lady Gaga, film preferiti di Renzo Montagnani, Raimondo Vianello, la carne di pollo è pericolosa, ed è pericolosa come la carne rossa, dipende come sono trattate, se ci mettono estrogeni, se le imbottiscono di antibiotici, di ormoni, di estrogeni, di vaccini, che cioè un conto che uno prenda dei farmaci di ogni tipo destinati al consumo umano, un altro che li prenda attraverso il consumo di alimenti. E poi possono venire tumori o altre patologie. Beh, questo dipende da come le carni sono alterate. Anche i pesci possono far venire malattie. Per esempio, il tonno crudo usato nel sashi e nel sashimi può far venire un parassito che ti fa venire febbre cerebrale o che ti mangia il cervello. Quindi, per quello che i giapponesi conservano il tonno crudo a meno 150-140 gradi, perché il freddo intenso a meno 150 gradi ucciderebbe quel bacillo. Però è consigliabile non mangiare pesce crudo, neanche i molluschi, neanche le ostriche, perché anche nel mare ci sono dei parassiti, soprattutto le cozze che filtrano i residui cloacali. Mangiarle crude col limone e ti prendi qualche parassito. Allora, adesso mi seguono 3 persone, tanti saluti a tutti. E poi Paolo Villaggio, un altro degli argomenti. Se chiudi, ti saluto, alla prossima, ciao. Ciao Christian Stroker. Strother, io ti davo lo stesso cognome dell'autore di Dracula il vampiro, Stroker. Invece no, Scooter, non so se sia inglese o perché Christian Scooter, ciao. Alessandro Arcangeli, ciao anche a te.
Ciao Renzo Montagnani, Everything di Instagram. Sì, ti saluto anch'io, alla prossima, grazie di seguirmi fino a quest'ora tarda e ci risentiamo. Scusate se con questa diretta vi ho fatto fare tardi a quelli che mi hanno seguito, però ci risentiamo. Io chiudo qua, passo e chiudo, e alla prossima. Non voglio farlo troppo largo, l'ho già detto 4 volte e ci ho impiegato 20 minuti prima di chiudere. Mi raccomando, diffondete questo video, fate aumentare le visioni del mio canale di YouTube, diffondete ogni video mio che vi piace. Buonasera, ciao Christian Scooter, ciao. Diffondete ogni mio video che vi piace, dategli like e commentatelo, perché vorrei che le mie visioni aumentassero. Non è possibile che in quasi 5 anni, il 7 febbraio del 2018 fanno 5 anni, il mio canale non ha neppure raggiunto 500.000 di visioni complessive. Allora vi prego, distribuite soprattutto i video più visti, così arrivo a monetizzarli, ma anche quelli meno visti. Ogni video mio che guardate, cercate di distribuirlo fra la maggior quantità di contatti possibili. Io non vi chiedo denaro, non vi do numero di PayPal perché non ce l'ho, non ho neanche un account bancario, però sono disoccupato. Se mi farete il favore di rendermi uno youtuber, io in futuro me ne ricorderò, vi terrò presente, perché gli youtuber si devono aiutare tra di loro, quindi magari diventerò uno youtuber famoso e vi aiuterò a sollevare il vostro canale. Però per il momento vi chiedo, non vi chiedo denaro, non vi chiedo pacchi di cibo, non vi chiedo stranezze, non vi chiedo nulla, però compartire i video che vi piacciono. Se vi piace qualche mio video, avete 100, 200, 300 contatti nelle reti sociali, avete familiari, amici, parenti, non vi limitate a scaricare il video nel cellulare, non vi limitate a chiamare qualcuno a casa vostra e a vedere il video dallo smart TV vostro, ma mandategli il link del video che se lo veda nel suo dispositivo attraverso la sua connessione wifi, così aumentano le visioni di tutti i video che a voi vi piacciono. Mettetegli like se vi piacciono, commentateli e compartite il link, così lo vedono direttamente dalla loro connessione e aumenta la visione, e poi che anche loro lo commentino e lo distribuiscano. Facciamo un po' una catena di San YouTube. E beh, non vi chiedo null'altro, non voglio abusare della vostra pazienza per chiedervi cose, però se lo farete mi farete molto contento. Ciao, vi saluto e da presto.